E ciao amici di Lucio e Calcio Napoli, benvenuti in questo nuovo video, benvenuti nel post partita di Inghilterra, Italia e anche oggi non mangiamo pasta asciutta, non facciamo mangiare pasta asciutta agli inglesi. È passato, ieri è passato un anno dall'Euro 2020 quando l'Italia cominciò l'Euro 2020 e poi arrivare fino a Wembley per vincere l'Euro 2020 contro l'Inghilterra. Scusate, sono un attimo. Quindi l'Inghilterra in quella partita perse ai calci di rigore con i rigori sbagliati da Patson Saka e con questo l'Italia riesce a vincere l'Euro 2020. E scatenò anche l'ira dei tifosi inglesi che per le strade di Londra, per le strade tutte di l'Inghilterra, a bandeggiare, arrabbiati, infatti, si facevano anche notizie di calcio, che per un po' di calcio non volevano proprio sentire parlare, anche uno se entrava nei locali, per esempio, se uno entrava nei locali. Hai visto cosa ha fatto l'Inghilterra? Il negoziante ha detto giustamente, il barista ha detto che non vuole sentire parlare né di questa partita e quindi sono stato zitto muto per un po'. E allora torniamo alla Nations League, 0-0 finisce tra Inghilterra e Italia. E allora, nel primo tempo abbiamo visto tra le formazioni l'esordio di Federico Gatti, il neoacquisto della Juve, esercitato dal Frosinone. Grandissimo, ho visto Federico Gatti, è incredibile le giocate che ha fatto. L'Inghilterra ha avanzato e Gatti ha saputo fare la differenza contro questi grandissimi giocatori che aveva l'Inghilterra. E l'Italia purtroppo nel primo tempo, con l'azione di Frattesi, che cavolo si è magnato Davide Frattesi, che ha sprecato un'occasione che poteva portarci in vantaggio. Poi successivamente anche l'Inghilterra, la cucola di Tammy Abraham, mamma mia, tra il titolare e il Solskjaer ha preferito lasciare in panchina Kane, che poi è entrato nel secondo tempo. Tammy Abraham si è mangiato anche lui un'ottima occasione per l'Inghilterra. L'Inghilterra è stata anche molto pericolosa, ma l'Italia non si è fatta intimidire, ma la giovane Italia non si è fatta intimidire. E nel primo tempo finisce 0-0. Arrivati al secondo tempo, anche un po' Sandro Tonali ha mangiato un'occasione che poteva valere in vantaggio e a posto di tirare davanti alla porta ha preferito tirare davanti al portiere. Il portiere Riversdale riesce però a fermare il tiro di Tonali. E con questo l'Italia si è mangiato un'ottima occasione che l'Italia sinceramente non meritava di pareggiare, meritava di vincere perché l'Inghilterra non è stata molto pericolosa. E quindi anche di Lorenzo si è mangiato un'ottima occasione. L'Italia è un po' sprecona, ma deve imparare a servire bene le occasioni in porta. Pessina, ad esempio, dovrebbe imparare a essere un po' più veloce, perché l'ho visto in quell'azione, mancava un po' di velocità, l'ha voluta passare, ma un po' gli altri giocatori non hanno avanzato al passaggio di Pessina. E con questo che Pessina ha sbagliato il passaggio. E poi è entrato Kane, anche Kane un po' ha fatto la differenza, l'uragano Kane. E lì, vabbè, l'Italia si porta un punto importante. Invece per quanto riguarda l'Ungheria con la Germania, penso che o abbia vinto per 1-0, perché io sento che stavano vincendo 1-0, l'Ungheria sta diventando la sorpresa di questo girone, che l'unica partita che ha perso l'Ungheria è contro l'Italia, contro di noi. E il resto le ha quasi vinte tutte con la Germania e l'Inghilterra. E con questo si portano un punto importante, l'Italia e l'Ungheria si porta anche 3 punti molto importanti. La Germania non si trova in una fase molto buona, quella di Hansi Flick, che mi sta veramente deludendo. E insieme all'Inghilterra, che si trovano entrambe, in Germania al terzo posto e l'Inghilterra all'ultimo posto del girone. E adesso ragazzi, mancano una sola partita, l'Italia giocherà martedì a Mönchengladbach contro la Germania, sarà l'ultima partita della nazionale e qui
se ne riparlerà a settembre perché si giocheranno le ultime due partite e queste due partite si decideranno chi passerà avanti per la prossima Nations League, per gli ottavi di Nations League che si disputeranno penso a giugno dell'anno prossimo. E allora noi ci vediamo al prossimo video, spero che questo possa dire che vi è piaciuto. E come volevo, mi stavo dimenticando di dire una cosa, comunque all'Italia manca una punta. Infatti Scamacca ha mangiato un'ottima occasione e l'Italia manca una punta, ragazzi, una punta seria. E adesso non ci possiamo più fidarci di Immobile o di Belotti. L'Italia deve trovare una punta più presto. Ma può ancora fare affidamento su Scamacca, ma Scamacca deve migliorare. Deve migliorare Scamacca. Questa è stata anche la partita di esordio anche di Salvatore Esposito, che è esordito contro l'Inghilterra, il fratellino di Sebastiano Esposito, e lei dice con la maglia della spalla e questa è esordire con la maglia, con la canzone maggiore dopo l'Under 21. E noi ci vediamo al prossimo video, beh, quindi è tutto, bella.